Allora, si conduca l'imputato Sinagra. Signor Presidente, ci parlo del fatto di Michele Graviano. Cioè, Michele Graviano. Sì. Ce lo conoscevo come... Cioè, come sto Michele? Don Io Michele. Le raccomando sempre di parlare lentamente. Come può, naturalmente, e piuttosto chiaramente, se è possibile, in maniera che così viene percepito meglio. Cioè, questo Michele Graviano faceva parte di Stefano Bontà e Stefano è stato inserito. Se questo me l'ha detto mio cugino Tempesta. Allora, una mattinata, no? Mentre che io mi trovavo a Piazza Sant'Erasmo, sempre perché loro mi dicevano sempre di stare a Piazza Sant'Erasmo. Barri, oppure nel petto da Iavia, sempre nella zona là, no? Cioè, questa persona l'hanno ucciso di mattina. Cioè, nel frattempo viene mio cugino a chiamarmi, di mattina, no? Mi dice a me, dice, Enzo, dice, vai, dice che è successo, dice, un guaio. Cioè, che cosa è successo? Dice, hanno ucciso, dice, questo Michele. Cioè, sarebbe questo Michele Graviano, che poi saputa si chiamava Graviano. Cioè, ci mettono sopra le macchine e siamo partiti. Siccome c'era Danilo Tenerello, che era in casa, no? Cioè, questo Danilo Tenerello purtroppo aveva paura perché avevano ucciso a quello, perché quello, cioè, questo Michele Graviano faceva parte di noi, no? Della mafia vincente, che aveva passato nella mafia vincente. Cioè, se non aveva passato nella mafia vincente, no? Che succede? Cioè, che questo aveva paura di scendere da solo da casa, no? Per andare nella Popa Fabbrica, che c'aveva sempre là, no? Aveva messo la marita. E nel frattempo lui dice accompagnatemi, dice, purtroppo dice dispiace quello che è successo, dice stiamo attenti, dice, perché non si può sapere mai, perché loro pensavano, no? Che c'era, perché noi cercavamo a questo coreano, che poi sarebbe la Roccia Contorno, no? E un certo americano che poi ho saputo tramite di mandare di cattura che era Giuseppe Romano, e Particola Stefano, cioè questo Particola Stefano lo conoscevo io, lo conoscevo bene di prima, no? Però non sapevo che era a livello di, cioè, che faceva parte di mafia prima. Poi l'ho saputo, cioè, ci noi eravamo cercando a queste per uccidere, più un certo ospedaliero, Rosario Ospedaliero forse. Cioè, allora che è successo? Se pensava che erano state queste persone che hanno ucciso a Michele Graviano. Cioè, allora questo Danilo Tenerello aveva paura di scendere, no? E l'abbiamo accompagnato noi fino là, nella fabbrica. E siamo stati tutta la giornata impegnati con lui lì dentro la fabbrica dove vende questa rubinetteria e cose di ceramica, no? Siamo stati là con lui, poi lui ha detto, dice, vabbè, mangiate con me, abbiamo mangiato con lui, poi di sera l'abbiamo accompagnato di nuovo a casa di sera e siamo andati via. Cioè, poi questo Michele l'ho conosciuto tramite una rapina che poi ci spiego, più avanti ci spiego. Cioè, nel frattempo ci voglio precisare, no? Come ho conosciuto questo signore avvocato Caracane, il dottore Cuttataro, che io non lo sapeva si chiamava Cuttataro, l'ho saputo tramite i mandati di cattura, ci ho detto un dottore. Cioè, perché io c'ero già in mente, no? Mentre che mi trovavo a Sant'Erasmo, veniva un rotolo, Salvatore, insieme con Tempesta, Senaca Vincenzo. Mi dicevano, lei dice, vieni con noi, avviciniamo il nostro Filippo, sarebbe sempre Filippo Michiesa. Mentre che avviciniamo là, ho incontrato questo avvocato, sempre insieme con Filippo Macchiesa in questa villa che ci ho indicato. E in questa villa ho incontrato pure questo dottore, che poi ho saputo che si chiamava Cuttataro. E cioè, era insieme là, mio cugino, ci ho detto a mio cugino questo Antonio, no? Cioè, ma questo chi è? Dice, un dottore, cioè, fa parte con noi. Dice, che con noi? Dice, casomai hai bisogno, dice, per dottore, se me lo dice a me, ce lo andiamo a trovare a Polechino, con l'ospedale, no? Che allora fa servizio a Polechino, cioè questo me l'ha detto Senaca Antonio, no? Ci ho detto, va bene. Cioè, e così, cioè, queste persone ho incontrato là in quella villa, che insieme con Filippo Macchiesa, la villa che ci ha indicato, verso quell'abbato. Cioè, poi in secondo tempo, cioè, abbiamo lasciato questo, no? Cioè, ci parlo dell'istruzione che abbiamo fatto. Cioè, l'istruzione che abbiamo fatto. Cioè, siccome c'era, questo era allora che io ero, cioè, facevo parte di questa gente, no? Cioè, diciamo, la mafia vincente. Questo Rotolo mi ha chiamato, Rotolo Salvatore, mi ha detto, Vincenzo, deve venire con me. Cioè, dove dovevamo andare? Dice, dovevamo andare nel Danilo Tenerello. Siamo arrivati nel Danilo Tenerello. E allora lì c'era
che deve essere un parente suo per un fratello, non lo so se è fratello o parente. Ci si chiama Lello Tenerello, Lello Tenerello. E c'era pure suo figlio, questo figlio di Lello Tenerello. Sarebbe che era militare, in quel periodo era lui a licenza, come la dà. Cioè, mentre che eravamo là, dice, se deve rompere una macchina. C'è una macchina blu di colore, una macchina grossa, no? Cioè, non so se ho detto un 131, insomma, una macchina. Siamo, allora dice, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rompere questa macchina. Ci hanno consegnato una busta, un rotolo, no? Una busta giallo rossa. E poi ce l'ha buttata dentro questa busta. Siamo andati a questo, sarebbe sempre Piazza Torre Longo, no? C'è quello. C'è sarebbe dove vende pure macchine queste dentro, no? C'è un deposito qua, c'è pure l'officina meccanica dentro, no? C'è la macchina dentro là. C'è questo rotolo messo invece. Dice, prendete il martello nelle mani, no? Io mi ho preso un martello e un coltello, no? E lui aveva la pistola in mano. Che i primi giorni, cioè, non me ne davano arma a me, vabbè. Cioè, come siamo entrati là? Lui con la pistola in mano e io ho rotto la macchina, no? Con il martello, i vetri, tutto. Poi ho aperto e ci ho tagliato pure la tapezzeria, no? Cioè, nel frattempo poi, c'è gente là guardando, ci hanno visto tutti, però nessuno si è mosso. Cioè, siamo andati via. Cioè, io stavo correndo, perché in quel momento veniva in scatto, no? Stavo correndo, lui mi ha detto, no, dice, non corre, cammina piano. Dice, se no ci fai capire che c'è paura, no? Cioè, siamo saliti sopra la macchina, perché fuori c'era, con la macchina, cioè, non penso che macchina era, se erano 5, oppure un 127. C'era dentro la macchina, c'era questo Lello Tenerello, Raino Tenerello, e se è il figlio di questo Lello Tenerello. Ci siamo saliti sopra la macchina e ci siamo allontanati. E siamo andati sempre nella fabbrica di ceramica. Questo era il mio tenereggio. Poi in secondo tempo, qua abbiamo finito, no? Poi dovevamo fare, c'è un certo pecoraro, che ci ha indicato pure dov'è, no? C'è questo di tram, l'autobus, questi che vanno nei paesi, no? Che fanno i viaggi nei paesi. C'è questo, dicevamo, di rompere c'è l'autobus, c'è il tram, l'autobus. Siamo entrati là, e siamo andati, mentre che eravamo però sempre dentro la fabbrica, di cerame, queste cose, le benetterie, no? Cioè, ci trovavamo in questa fabbrica, no? Di Danilo Tenerello. Mentre che eravamo là, viene Filippo Marchese e c'era pure Benedetto Tenerello. Benedetto Tenerello, là, ci trovava pure lì dentro questo Lello Tenerello. C'è Gaetano Tenerello, Nino Marchese, c'era tutto là, no? Cioè, nel frattempo questo Filippo Marchese, che era pure là, no? Dentro la fabbrica di Danilo Tenerello, si è litigato, non so, ci avevano trascorso andare loro, no? Cioè, poi sono andate via, e noi eravamo là per fare quello lavoro, no? Cioè, allora siamo partiti, io, Sinaga Vincenzo, Sinaga Antonio, cioè, il rotolo non c'era, perché il rotolo in quel periodo si trovava in galera, che poi c'è, in prima ce l'ho messo, avevo sbagliato, però ce l'ho fatto presente, e mi è poi in mente ce l'ho ricordato. Cioè, allora siamo partiti io, Nino Marchese, Tenerello, Gaetano. E siamo partiti per andare qua, no? Tempesta, Sinaga Vincenzo, siamo partiti, eravamo in questa fabbrica, siamo entrati lì dentro. Cioè, io, Sinaga Vincenzo, detto Tempesta e Sinaga Antonio. E abbiamo rotto questo autobus, no? Rompendo l'autobus. C'era poi, però c'erano i guardiani, no? Abbiamo sequestrato i guardiani. Non c'è un guardiano, l'abbiamo legato dentro una casa, dentro là, dentro dove dormiva lui, no? C'era il letto. Ci abbiamo rotto questa cosa e siamo andati via. C'è questo un altro. Poi c'è stato fatto di. Lo costone mille, no? Di Franco D'Amico. C'è di Franco e D'Amico. Cioè, questo è un altro episodio, no? Sì, i microfoni forse. Sì, il tecnico dei microfoni, mi pare che non sono messi bene. Ci vorrebbe un televisore messo là. Come? Ma si vede che questi microfoni... Là si sente. La cabina di registrazione, il tecnico. E il modo di parlare che c'ha purtroppo. Sapete come si sente qua?
Ecco, sono messi meglio. Senta, ma sono filtri messi? Ci sono filtri? Filtri, no, no. Abbiamo fatto tutto. Una proposta che volevo fare. Sì. C'è di fianco da me, che costa di meno, no? Cioè questi non volevano pagare alla gente. Se noi che non volevano pagare, ci avevano ordinato a Tempista di mettere una bomba, però Tempista poi non diceva a noi, no? E facciamo tutto. Sarebbe Filippo Mecchese, non ce l'abbiamo. Allora che abbiamo fatto? Questo Tempista mi ha detto a me, dice, Enzo, dice, andiamo sopra la casa. C'è la casa di Piazza Sant'Arata. Infatti lì abbiamo avuto l'esplosivo, no? Che ci ho spiegato più o meno che esplosivo era. Ci siamo andati sopra noi, siccome questo Tempista è pratico, di fare questo esplosivo, cosa? E ha fatto due bombe. Ne aveva preparato due, perché dice, non dobbiamo mettere una qua nel fianco d'amico e un'altra verso Piazza Rotolungo, per andare verso Piazza Rotolungo, la zona per scendere verso via mare, no? La via Sciaffa, la Sciaffa, no? Cioè, sarebbe un salone di macchine. Dice che aveva fatto dei, aveva sbagliato, no? Aveva fatto dei sgarri. Insomma, siamo arrivati allora, e mentre che eravamo in casa, in questa casa di Piazza Sant'Anastasia, abbiamo fatto queste due bombe. Ce l'ha fatto lui e ci ha dato pure aiuto, no? Cioè, poi la, con cellofano l'ha fatto, con il sciroppo, insomma, testa qua. Cioè, poi ha preso il detonatore, no? Ce l'ha messo dentro, ce l'ha fatto, che lui era pratico, fa. E l'ha fatto. Di sera verso mezzanotte l'11 e mezza, insomma, alle sera, siamo partiti per mettere questa bomba. C'era nel Franco d'Amico, Franco e d'Amico. Siamo arrivati al Costa dei Mille e l'abbiamo messo sotto, cioè l'ha messo il rotolo, perché lui era pratico, l'ha messo il rotolo sotto la sala cinesca, col Tempista. Sotto? La sala cinesca, no? Ah, la sala cinesca. Sì, davanti. E una pietra pure in faccia, no? Mentre non c'è la pietra, c'è per più potenza, capito? Cioè, questo mi spiegava lui, no? C'è più potenza, ci ha messo questa bomba. Cioè, però voglio precisare una cosa, no? Se come prima di metterci la bomba a questo Franco D'Amico, cioè mio cugino mi aveva detto di seguire i movimenti di questo Franco D'Amico, cioè questa era una macchina grande, non ci penso che macchina era, cioè io seguivo i movimenti con motore, no? Cioè a un certo punto ho perso le tracce, cioè non, ce l'ho perso perché avevo un motorino piccolo, questa era una macchina grossa e non l'ho visto più. Che mio cugino mi ha detto, dice, ma che sei scemo? Dice, l'hai piazza? Cioè, se purtroppo non lo so dove abita, ci ho detto io. Che loro voleva che lo seguivo, perché forse loro volevano fare prima, no? Ci volevano fare scoppiare la macchina, c'è un avvertimento così, con la macchina. Hanno visto che con la macchina non c'è, cioè, non l'hanno potuto fare. E così abbiamo fatto la sala cinesca, ho fatto la bomba. Ci abbiamo messo la bomba qua, nel frattempo che abbiamo messo la bomba qua, ci siamo allontanati, accesi il meccio, no? E è scoppiato. Scoppiare e siamo partiti. Cioè, però sono rimasto un po' là a guardare quando sono tutta la gente. Poi sono tutta la gente che scappare, cosa? La polizia. Cioè, noi siamo andati via, no? Siamo andati via, eravamo a Piazza Sant'Erasmo, abbiamo preso l'altra bomba e siamo partiti verso via Mazzina Marini e siamo saliti dalla via Sciaffa, no? Cioè, a me però mi hanno lasciato poi a via Mazzina Marini dove c'è il bar, una gelateria. Dice, tu aspetta qua. E io ho aspettato là e loro sono andati via. E hanno messo la bomba là, nel salone, no? E sono andato e sono tornato. Dice, tutto a posto. Cioè, poi ho visto correre la polizia, no? C'è anche che correva adesso dove abbiamo messo in questo salone. E più, quello là che c'era pure io prima quando è scoppiato, eravamo pure là presente, mentre la confusione della gente, no? E sono andato lì. Poi mio cugino mi aveva detto, cioè, questo è un altro episodio, questo è finito, un altro episodio. Cioè, sarebbe i mandanti di qua, sono sempre Filippo Mecchese, non ce l'abbiamo. Cioè poi mio cugino che mi ha detto, dice, sai, dice, forse dobbiamo mettere un'altra bomba, dice, la viale dei picciotti, cioè che era un'officina che aggiustava macchina, cosa. Qua ci dicono, la chiamano la strada nuova, cioè la strada nuova, c'è una cosa di, perché l'hanno fatto nuova la strada, no, la chiamano la strada nuova. Cioè ho detto, va bene, quando ora poi mi chiami, io sono sempre qua e vengo. Cioè invece poi, cioè a me non mi hanno chiamato più. E mio cugino mi ha detto che ci è andato lui, Rotolo Salvatore, e poi sarebbe questo un sappone, no? Petro Sappone chiamava io. E poi saputo si chiamava Paolo Affanno. E ci sono andati tutti e tre. E hanno messo questa bomba là. Ci hanno messo questa bomba là. In viale dei picciotti, dice, in viale dei picciotti. Ora specifichi dove ce l'hanno messo. Che cosa era? Questo. C'è un'officina di macchina, ci sta una macchina, cosa, motore. Cioè io ci posso indicare preciso.
Perché io mica posso sapere che cosa c'è. Sì, ma l'ha indicato nel... L'ha indicato, mi sa, ovvero di picciotto. Mi pare che nella... Nella ispezione mi pare che l'abbia indicato. Comunque... C'è dopo di questo. C'è... Era un'officina, un'auto-officina. C'è una comunità dei picciotti. In Viale dei Picciotti. Vabbè, continua. Poi loro hanno detto che non hanno messo un'altra. Però io forse non ho spiegato bene dove si trova, capito? Ci hanno messo un altro, non fa peccato, che stavano costruendo. E ce l'hanno messo però non un macchinaggio. Forse era un trattore, qualche cosa, grua, forse era grua, sì, hanno fatto scoppiare questa cosa. E si trova sempre nella zona, c'è la parte di Viale del Picciotto, pure nella zona là. C'è, in quella zona si trova pure, capito? C'è pure in quella zona. Cioè, mi hanno detto sempre loro, Tempesta. Che sono medica l'uomo che sappia queste cose, non le sapevo. Cioè, nel frattempo, che mi ha contato il suo tesoro, che non lo sapeva bomba là e via, no? Cioè, poi ci conto di rapina, no? Cioè, poi ci conto di rapina, perché c'è poi ho fatto di barone, no? Cioè, io non c'ero fatto di barone, ci hanno messo pure la bomba, a Via Lincoln, no? Nel barone. Cioè, questo me l'ha detto mio cugino, che l'ha messo lui, il rotolo, e Senaga Vincenzi, e Senaga Antone. Cioè questo io, cioè me l'hanno detto loro, io non c'era presente. Ma sa la ragione per cui hanno messo queste bombe? Come? No? La ragione per cui hanno messo queste bombe? È perché noi ci non volevano pagare la tangente. Non volevano pagare? Cioè la tangente, io dicevo... La tangente. Dicevo pessimo, no? Ci ho detto... Sì. Vabbè, continua. Cioè, sono qua, fino a qua ci sono arrivato, ho fatto di restruzione, no? Cioè, poi mio cugino mi ha detto che se dovevo fare una rapina, cioè una rapina sarebbe un autotreno, no? Cioè, se questo era un autotreno carico di televisione. E si trovava sempre a via Ponte di Mare, sono un deposito là, a via Ponte di Mare. Cioè, allora io ci ho detto a mio cugino, ci sta bene, quando ci fare ci andiamo. Prima però di farlo, abbiamo organizzato tutto perché c'era là lì dentro, c'era uno che ci lavorava, che aveva l'officina lì dentro questo, aggiustava delle... Cioè faceva, aggiustava questa cinesca, aggiustava questo qua, tipo Ferraro, come se... cioè, non lo so spiegare. Cioè faceva questo qua. Ah, aggiustava la cinesca? Cioè macchina, tutto aggiustava, chi cannella, no? Fermo sì, fermo ossidico. Cioè questa persona ci ha dato la base. C'era la base, a frangi. A Francesco Marino. Ci sarebbe Ciccio, io chiamavo Ciccio. Ciccio Marino, veramente. Che suo padre prima ci avevamo detto a mio cugino che era, dice, uno che comandava la piazza Santa Rosa. C'è un chissà anziano. E infatti ce l'avevamo per la pensione. Mio cugino c'erano i soldi, no? C'era la mafia. Perché sarebbe arrivato, mi disse, c'erano i soldi. Dicevo pensionato, chiamava mio cugino. Pensionato di mafia? Sì, mio cugino lo chiamava pensionato. Dicevo, questo Michele Marino. Cioè così. Cioè allora, questo del qua Marino, sarebbe Ciccio Marino, ha parlato con quello che lavorava là, no? Che qui, questo era... C'è un autotrasporto, ci mettevano qui dentro, tipo garage, però all'aperto, no? A parte di mare. Ci mettevano... i camion, no? Vedevano quello per esempio i trasporti di camion, cose che trasportavano merci, entravano qua per la notte, no? Cioè conservavano loro tutto qui dentro e andavano a mangiare. Era un deposito? Sì, un deposito. E noi sapevamo che c'era questo deposito. Infatti lì c'è pure dove fanno il cemento, cose, no? C'è isso, così cemento. Cemento colorato, tutte queste cose. De Maria penso che si chiama, se come di quello, se De Maria. Insomma, nel frattempo mio cugino, questo sarebbe Ciccio Marino, parla con quello di là. Ciccio Marino ne aveva avvisato. Cioè questo Ciccio Marino faceva parte prima della mafia perdente, però dicevano che non era nessuno, cioè dicevano che era un cos'è noto, cioè cos'è noto è un scemo. Dice, sottenevano così, pure quello della mafia perdente, sarebbe questo l'americano, questo Stefano Patricola e altre persone che erano là, no? Ferruccio Contorno e qua. Sottenevano a quello, dice così, per bisogno, no? Un scemo, dicevano che era. Cioè, nel frattempo questo Francesco Marino viene e ci viene a dire a mio cugino, perché questo Francesco Marino ci cioè, stava pure bene, perché aveva un'attività, faceva pure le acciughe sott'olio e pesce, no? Invece stava bene.
Solo che allora vai cercando di guadagnare un po' di soldi, no? E allora noi, vabbè, se no che tu vai cercando di guadagnare un po' di soldi, ci ha detto mio cugino, ti mette con noi, dice, vedi che c'è qualche lavoro da fare, ce lo dice. E infatti questo, ha trovato questa occasione, di questo autotreno che si trovava là, in quel momento, in questo deposito, diciamo, no? Si trovava là e ci ha detto, dice, vabbè, io c'è, dice, un camo, c'è il passante, quello mi ha dato la base, che è un amico suo, o è parente tuo amico suo. Dice, e c'è un autotreno carico di televisione a colori, che i telecomandi. Allora, mio cugino dice, Enzo, dice, vediamo di fare questo lavoro. Dice, però prima dobbiamo parlare, dobbiamo capitare, c'è il malaseno, dove mettere questo autotreno, perché è un autotreno carico, tutto il ramocco, cioè ci vuole, c'è immenso dove conservarlo, il luogo dove conservarlo, se no lo prende poi dove lo mette. Cioè, allora, questo mio cugino conosceva questo Michele Graviano, come ci ho detto io l'ho conosciuto qua, questo Michele Graviano. Ha conosciuto Michele Graviano e ci ha parlato per farci avere il deposito, dove conservare questo autotreno. Questo Michele Graviano dice, vabbè, dice, non ci sono problemi. Nel frattempo un giorno viene a Piazza Santa Rasa, Giuseppe Battaglia, questo Michele Graviano, un certo Padre Miaddo, che adesso da c'è una carnesseria, la bucceria, no? C'è una bucceria, dove si va in Piazza Marina, dove c'è Villa Canelbaro, no? E si entra per andare al mercato bucceria, no? Lì c'è una carnesseria, c'è lui, perché io lo so, c'è deciso dove è la carnesseria, se vuole accompagno, c'è. C'è solo che non ho fatto i sopralluoghi, ho fatto di questo. C'è, e poi c'era, c'è queste le persone che sono venute a Piazza Santa Rosa, sono queste tre. Sono venuto a Santa Rosa, mi dice tutto a posto, dice, il malaseno c'è. Hanno accompagnato a mio cugino dove era il malaseno, tutto a posto. Dice, allora, dice, quella che dobbiamo fare il lavoro, chi siamo? O siccome c'era questo Castiglione Girolamo, questo Salvatore De Marco, che ha, cioè, per il momento sono venuti tutti e due, mio cugino ha parlato con tutti e due. Dice, vedi, trovare qualcuno per fare questo lavoro. Dice, vabbè. E qua c'è venuto Getto Minaldo, una Cigliano Menaldo, poi c'era Ciccio Marino, Cosimo Raccuglia, l'americano, però l'americano non è l'americano quello romano, un altro americano, c'era il cognato di Castiglione, Di Marco, io, Sena Cantone e Rodolo Salvatore. C'era Rodolo Salvatore, c'era, no? Però no, non l'abbiamo fatto venire. Perché? Perché Rodolo Salvatore ci serviva per altre cose. Cioè, Rodolo Salvatore lavorava per la droga, no? Cioè, noi facevamo i rapine, però i soldi che guadagnavamo delle rapine ci dividevamo, no? E quelli che guadagnava lui con la droga e noi quelli che guadagniamo con le rapine ci mettiamo insieme e ci spettiamo. Cioè, li vedevamo tutti e quattro. Rabbio, Senaga Vincenzo, Retto Tempizzi, Rodolo Salvatore e Senaga Antonio. Cioè, poi c'erano quelli che ci davano, cioè Filippo Mecchese e Angelo Beamonte, cioè questi ci davano cugini. Cioè allora c'eravamo una decina di persone là. Dice, ci dobbiamo andare di mare, di via mare, no? Facciamo finta che siamo a tipo che volevamo scaricare le sigarette. Perché quello che lavorava là, che era il guardiano, cioè si chiama Battaglia si chiama questo, se non mi ricordo bene. Il guardiano che lavorava in quel garage là. Lavorava pure con i sigarette tempo fa, capito? Cioè, lavorava con i sigarette. Allora noi, come siamo arrivati di là, via mare, allora siccome questo ci conosceva noi, avevamo messo dei calzini, passamontagne, no? Per farci conoscere. Cioè, quello ci ha fatto un fisco, no? Ci ha fatto capire qualche cosa. Quello ci pareva che noi eravamo contrabbandieri, no? Che stavamo scaricando i sigarette. Ci è venuto all'incontro. Mentre che è venuto all'incontro, ci hanno dato un colpo di pistola anti-ace. E l'hanno messo dentro, c'era un casotto là, una specie di casina che si metteva lui, no? L'abbiamo messo lì dentro. Siamo entrati e lì dentro c'era la moglie del guardiano, ci diciamo il proprietario che c'era per la casa qua. E questa persona sarebbe il guardiano, no? Noi chiamavamo Ciccio Tiais, questo Ciccio Tiais, perché io lo conosco da prima questa persona. Sarebbe il guardiano, cioè il proprietario di questo stabile, no? Cioè, penso che è proprietario, poi non lo so se è proprietario.
l'abbiamo legato dentro una stanza. Nel frattempo lo trattengo. Cioè, siccome avevo fatto un po' di confusione, avevo detto che era stato o Di Marco a portare la dottrina, invece no, cioè, la dottrina l'ha portato, cioè, sarebbe Di Marco, no? Cioè, io ho detto che l'ha portato Di Marco, invece Di Marco, tramite Giuliano Salvatore, che io cioè, non l'ho fatto prima, non lo sto facendo male, Giuliano Salvatore ha portato un amico suo, che ha portato l'autoceno, vabbè? Cioè che sapeva portare l'autoceno. Cioè questo è venuto, si è messo sopra, cioè però, sento che c'era, no, nel volante c'era bocca stessa, no? Cioè c'era messa una catena, là. E si doveva rompere questa catena, nell'autoceno, nel volante. Abbiamo preso dei cannelli, cioè cose per fermo ossigeno, no? Dentro in quel, sarebbe sempre in quell'officina che ci lavorava questo che c'era da noi la base, no? E l'abbiamo bruciato tutto questo, no? E si è rotto, cioè allora possiamo raccogliere fuori con la macchina per farci il palo, no? Per vedere se venivano veniva la polizia pure, no? Nel frattempo siamo usciti, cioè questo con l'autoteno sopra, no? È partito, noi che abbiamo fatto? Una poco sono andato a piedi, una poco siamo saliti sopra la macchina, sarebbe un 127, che era di questo battaglia guardiano, no? E siamo partiti. Cioè, questo cosa non raccoglie? E Giuliano Salvatore con la sua macchina sono partiti e hanno accompagnato questo dottrino nel luogo dove ci ho indicato, no? Nel luogo che poi l'hanno entrato dentro un malasino, no? Ci aveva la vecchia ratta, no? C'era parte di pesce per la Costa dei Mille, a scaffa, sarebbe a scaffa, no? C'è la fabbrica di limone qua, no? E c'è un ponte strada verso questa Guadagna. C'è una strada vecchia, infatti c'è un fiume pure, vabbè. Cioè, spiegarlo io non so spiegare, però ci ho indicato il luogo, vabbè. Sì. Cioè, sono arrivati là e sono entrati questo rotino. Cioè, all'indomani dovevamo andare là a scaricarlo. Per scaricarlo lo rotino perché si doveva uscire. Poi si doveva uscire. All'indomani sono andato là e ho incontrato questo Michele Grapiano, che infatti questo Michele Grapiano aveva una gamba di legno, ma so. Una gamba di legno. E poi ho incontrato Battaglia Giuseppe, cioè io ho detto Pietro Fascella, invece non è Pietro Fascella, sarebbe il fratello di Pietro Fascella. E poi ho detto Palazzi che c'era questo frate, ma non ero sicuro, non è che adesso sicuro, eh? Cioè il fratello di questo Pietro Fascella c'era pure là, no? Questo Pietro Fascella io lo conosco, è mio fratello, l'ho incontrato una villa, c'è una cementeria dove ce l'aveva Filippo Mecchese, capito? C'era lui, un certo Casella e altre persone che non li conosce. C'è poi questo padre Neddo, ci incontravo là, io così l'ho saputo che era una mafiosa. Nella villa dove c'era Filippo Mecchese, lì c'era Pino Criaco, che io lo conoscevo come Giovannello Criaco, che me l'hanno fatto conoscere come Giovannello Criaco. Cioè, siamo arrivati qua, di mattina, io, mio cugino, quello più fidato, perché questo Michele Graviano non aveva fiducia degli altri. Dice, vieni tu, tuo cugino, se quattro persone che c'è stato ruotato, cioè un ruotato dice io ci non posso venire, cioè un ruotato non è venuto, sono partito io, mio cugino Antonio, Sinaga Vincenzo, cioè il nome lo vado a spuggere, sarebbe Castiglione Girolamo, cioè e mi ho dimenticato pure Gina Leotto, sarebbe Gina Leotto ci è venuto pure. Siamo andati là e abbiamo scaricato questo autotreno, tutte queste televisioni. Ora non c'erano tutte le televisioni. Cioè, come ci ho detto io, 72 televisioni, penso che c'erano. E poi c'erano dei frigoriferi, occhi 17 frigoriferi. E occhi 40 rotte la biancheria, o 30, 30 ruote, 40 rotte. Insomma, ce l'abbiamo scaricato tutti. Di sera hanno uscito l'autotreno, no? Di sera. Poi all'indomani, di mattina, se dovevano consegnare questa roba. Ora io non lo so a chi hanno consegnato questa roba. Perché? Perché questa roba veniva caricata sopra un furgone. Questo furgone ci avevamo dato pure quello là di... Cioè, quello che ci eravamo consegnati questa roba, no? Che ci dovevamo vendere questa roba. Cioè, Di Marco si metteva sopra il furgone e si portava il furgone. Cioè, poi ne facciamo questo l'americano, no? Ci dicono l'americano. Ha portato pure il suo furgone.
e paghiamo due viaggi. C'era questo, diceva che arrivava a un certo punto, si fermava, cioè lui si fermava là, no? Veniva quello e si metteva sopra il figone e se lo portava, lo andava a scaricare e poi ci portava indietro il figone. Perciò io non so a chi ci hanno consegnato queste televisioni, non lo so. Allora, ci hanno portato queste televisioni, hanno consegnato tutta la roba, no? E mi hanno dato per quanto, cioè un televisione, mi avevo preso un televisione, poi questa televisione che fine ha fatto non lo so. Io l'ho dichiarato, poi non lo so che fine ha fatto. E più 500.000 lire mi riettono. Cioè loro dice che hanno guadagnato poco, perché dice che purtroppo ci sono state delle persone che hanno perso pure le televisioni. Come questo Giuseppe Michele Graviano, Giuseppe Battaglia, questo, e altre persone che c'erano pure. Cioè, che si è preso un'altra persona, si è preso un'altra cosa, cioè. E allora abbiamo guadagnato poco, mi ha detto. Poi dice, una parte ce la dobbiamo dare a Filippo, ma è che? Dice, 500.000 lire, aspetta. E mi ha dato 500.000. Cioè, io non ho parlato, non ho preso 500.000 e non ho parlato. Poi, cioè, finisce, cioè, dopo di questo mi dicono, ci devi fare, dice, un autotreno di scarpe. Di scarpe, sì. Cioè questo rotano di scarpe era fermo, cioè io non è per esempio, cioè racconto tutti i personaggi, ma non è che racconto per esempio un appassionato, posso contare un'ora, però c'è, cioè, racconto tutti i cose che ho. Va bene, belli come. Cioè questo rotano era posteggiato, perché questi si vede che venivano da lontani, questo penso che era napoletano, perché nel parlare parlavano diretto napoletano, sarebbe questi patroni del loro treno, no? Cioè erano fermati a fare talico. Cioè Piazza Sant'Erasmo, dove c'è la villa, no? C'è la villa Giulia, a parte di mare però. Erano fermi là di notte, si stavano riposando, no? Cioè allora c'è stato questo Castiglione che ha visto questo camion fermo là e ne è venuto a chiamare a noi, dicendo, dice, sai, c'è un autotreno carico, dice, devono essere scarpe, no? Dice, che fa? Dice, no, ce lo facciamo. Dice, non facciamo solo autotreno. Ci ha detto, e lui mi ha detto, dice, sì, ma lo sai com'è, non ci abbiamo mezzo dove conservarlo, non ci abbiamo niente, come facciamo? Subito lo prendiamo e ce lo facciamo. Dice, beh, casomai ce lo portiamo, dice, lo scaricatore, sarebbe lo scaricatore sempre via Piazza Sant'Erasmo, Piazza Sant'Erasmo, la zona dove si buttano tutta la terra, cosa. E lì c'erano case vecchie, no, case abbandonate. Dice, mettiamole dentro e poi piano piano le portiamo dentro la casa, sempre dentro la casa di Piazza Sant'Erasmo, capito? Dice, vabbè, cioè allora mentre eravamo là, dice, facciamo così, tu dici, dove vai a chiamare, dice, o De Marco, dove vai a chiamare, dice, c'è persone che ci vanno, risponde cosa, dice, ma o De Marco, dice, certo, dice, come ci vai a casa, dice, lasciamolo perdere, dice, o De Marco non l'hanno chiamato, ci aveva fatto una confusione, avevo detto che c'era prima De Marco, ci avevo detto che De Marco gli entrava, che allora aveva portato il camion, invece, cioè, questo avevo sbagliato, cioè, vanno a chiamare. Cioè nel frattempo viene, dobbiamo un po' chiamare. Almeno godiamo per la vostra presenza. Signor, purtroppo la mia voce è questa, cioè io parlo così, cerco di farmi capire, cioè parlo il palermitano, italiano. No, parli palermitano, ma dico parli più lentamente, scandendo, cercando di scandire le parole, sì. Così, cioè, o parla palermitano, o parla... Sì. Certo, non li possiamo insegnare a parlare, ci vorrebbe... Dunque, forza. Con un microfono si sente meglio. Ma noi speriamo. Proviamo. Allora, venga il tecnico, per favore. Vediamo con un solo microfono. Può darsi l'idea che gli imputati meno parlano e meno problemi creano. Più parlano e più problemi creano. Sì, mi pare che sia proporzionale. Ma certamente non ha una dizione molto felice, ovviamente. Sì, lo so, ma purtroppo... Sì, perché... Se non mi asciuga la bocca, capito? Parlando... Veda con un solo microfono. Sì.
Perché altrimenti parlando così, la voce le abbassa ovviamente, parlando tanto. Quello che... Ma, chi lo sa? Dunque. No, e qui era disattivato questo microfono, perciò ce n'era due, questo non è attivato questo microfono. Ma insomma, che cosa fa qua sta cabina di registrazione? Già allora mio cugino ci dice, no? Dice, vai, vedi accanto questo Longines, no? Chi era il barbiere? Barbiere. Che allora l'ho provato di chiamare della sala cinesca del barbiere. Se c'è la chiave, dopo tante chiavi, ha trovato la chiave giusta, che apriva. Dice, vabbè, la chiave apre, dice, a posto. Dice, possiamo andare. Cioè, quando lo dobbiamo fare? Dice, poi si vede, quello era un periodo che c'era il campionato, no? Cioè, giocava all'Italia con il Brasile, cosa? E c'era confusione, no? Se noi avevamo vinto l'Italia, allora c'era confusione, la gente in piazza Politeama pagava casino, no? Cioè, ci trovavamo là, eravamo io con lo schiavo, Di Marco, Di Marco Antonio, Di Marco. Castiglione, Senaga Vincenzo, Senaga Antonio. E ci siamo trovati qua, in questa gialleria. Cioè allora hanno aperto questa sala cinesca con le chiavi. Aprendo questa sala cinesca, però loro si avevano portato pure un trapano a mano, no? C'è un trapano a mano per fare il buco, silenzioso, no? Che non è che possono dare dei botti perché ci abitano pure sotto. Cioè, quel trapano a mano fanno il buco. C'è questo Di Marco e un altro che era dentro, non so se era. C'è un'altra persona che era dentro con lui. Capostro non mi ricordo chi era l'altra persona, se ci ho detto c'era un'altra persona. Insomma, hanno fatto il buco, vedono un buco sono entrati e hanno preso tutti questi orologi, qualche 400 orologi, un poco di oro c'era pure, però cose piccole, con la neve. E sono partiti, il lavoro l'abbiamo fatto, no? C'è questo lavoro. Siamo partiti, siamo andati poi a Piazza Sant'Anastro, siamo andati in casa, sarebbe di Sinaga Antonio, no? Che se non era sposato aveva la casa in Piazza Sant'Anastro, ma una casa affattata. Che proprietario sarebbe Vincenzo Caruso, di questa casa. Se ne abbiamo un po' chiacchierato. Sì. Allora abbiamo portato questo orologio dentro la casa di questo Antonio, se ne cantone. C'eravamo tutti là. E a chi si devono vendere questo orologio, a chi si devono vendere, no? Nel frattempo risponde questo che è lo schiavo. Dice, io conosco, dice una persona, dice, lo vado a chiamare. Vabbè, valla a chiamare. E vede arrivare una persona, cioè, era una persona con un altro, che questa persona poi l'ho conosciuto a Paneano, e sarebbe Calzetta Stefano. Cioè io non lo sapevo, perché poi lui parlando, già, mi sono ricordato che era lui. Vede? Cioè secondo questo Calzetta Stefano si comprava pure questa cosa, no? Queste cose rubando, vabbè? Che tramite i soldatori c'erano un po' di soldi, non so come faceva questo. Cioè si arrangiava, siamo pochi soldi alla piazza. Cioè allora mio cugino ci ha detto, senti, dice, ci deve dare, ci ha detto 15, 20, 17, 1, 20, 1. C'è qualche 400 roggi, tutto roggi di marca, no? Ce n'era qualcuno d'oro pure. Cioè quello dice, no, non mi interessano proprio, cioè non ci interessavano, e se ne andato. E a chi ci vendiamo? Allora mio cugino dice, beh, ci penso io, ha parlato con Rotolo, però Rotolo non c'era nel lavoro, nel lavoro non c'era Rotolo. Solo loro, come ci ho detto, lavorava con la droga, però i soldi poi ci aspettavamo tutti insieme. Rispondo un ruolo, dice, vabbè, ci vai a chiamare, dice, cioè, sarebbe Lucchese. C'è il fratello di Lucchese, ci dicevano Lucchicetto, Giuseppe Lucchese. Ci vedo io, c'è Lucchese Giuseppe, che sarebbe questo, a Via Lincoln, no? Dove c'è il Rosanero. In faccia venne di orologi, sera, tutte queste cose. Cioè, mio cugino l'ha chiamato, è venuto sopra, hanno fatto l'affare. Mi pare che ci ha dato chi sta a me. Cioè, dice, va bene, e si è preso questo orologio. Sono andati i soldi, a me mi hanno dato questi 800, un melone non ci è arrivato, un melone penso che non ci è arrivato.
Allora, non c'è piano se ci sa ci fare mano, perché già ho 4 anni. Che palla. Cioè, no, questo solo. Piglia poi in secondo tempo se doveva fare una orologeria. Cioè, in questo lavoro ci ho detto che c'era, no? Cioè, nel frattempo se doveva fare una orologeria sempre chi chiave. E sarebbe l'orologeria sempre opoletiana, però un'altra strada, no? Cioè, sarebbe, questa era longina, se non era stata dell'altra parte, no? Dell'altra parte. Sempre con solo sistema con le chiavi, si fa il bus, si apre, no? Che accanto c'era un'altra sala cinesca, c'era un altro deposito, non so se era pure barbiere, forse pure un'altra cosa. Si aprono qua, entrano due, cioè che eravamo sempre, soprattutto in pista, si stava io, se non è Vincenzo, se non è Cantone, Gallo Schiavo, Gina Levati, Castiglione Girolamo e De Marco Salvatore. Cioè fanno il buco qua. Sempre usato il lavoro, no? Col trapano a mano, fanno i buco, entrano, ci portiamo pure questi roggi. Insomma, ci roggi ci vendono pure a fratello di questo Giuseppe Locchese. Sì, sì, sempre pure a lui ci vendono, perché l'abbiamo portato in casa, sempre nella Sena Cantona, e poi ci vendono pure a lui. Nel frattempo si doveva studiare una cosa, c'è una gelateria grossa, che è la Marino Stabile. C'erebbe la via Ruggero 7, Opoletiano, c'è per andare a trovare Opoletiano, la via Ruggero 7 non aveva nemmeno stabile qua, che qui c'è pure, ci sono due cirami, prima era un cirama si chiamava Ambro, un cirama Ambas, una cosa di qui. E in faccia c'è una caserma di carabinieri, ci sono dei carabinieri, c'è una caserma di carabinieri in faccia, c'è una gelateria, non ci penso come si chiama il nome, c'è una gelateria famosa. E lui dice, questa dice, l'unico modo di farla se dovesse fare, dice, con le chiavi. Cioè allora sono andato là, io e Carlo Schiavo, perché lui mi chiamava, mio cugino diceva, faccia tu, perché io c'ero tutto fare, no? Cioè, una tutti cose, ma ci mettevano la manza sempre a me. Sono andato con questo Carlo Schiavo, siamo andati là, ha provato in chiave, dopo tanto provare, abbiamo trovato la chiave che era qui. O siccome questa gioielleria, di notte, c'era l'allarme, c'era messa l'allarme inserita, nella sala cinesca e pure all'esterno, c'è cioè pure dentro, no? Cioè, l'unico modo di farla era di pomeriggio. Verso le 2, le 3, quando chiudevano andavano a mangiare, l'ora di chiusura andavano a mangiare. Tutto regolato, siamo partiti. Qua era mio, De Marco Salvatore, Carlo Schiavo, Gina Levato. Sì, facciamolo finire e poi ci sospendiamo. Sì, anche per dargli modo di riprendere. Cioè, siccome io, cioè, come ci ho spiegato prima, no? Cioè, avevo 6 anni avessi fatto, capito? Non è che io non posso ricordare tutte le persone. Cioè, le persone che conosco bene, di fatto l'ho fatto, perché quattro sono quelle. Oppure io questo ci metto la gente dalla mensa che non c'entra, capito? Sì, dica lei. Cioè, se ne arrivate qua, no? Allora che fa? Cioè, tra Dio, se ne cantona, se ne Vincenzo. Poi. Poi c'è De Marco, Castiglione Girolamo, Gioacchino Alevate. E Giuliano, forse c'è Giuliano Salvatore. Giuliano Salvatore. Comunque, continui a raccontare la. Come sono questo. Allora, ci avevo messo vicino alla sala cinesca, perché vicino c'è pure un bar, no? È stato di giorno questa sala? Sì, di giorno, verso sì. le 2, 3, verso le mezzette. Ci sono messi là, cioè noi eravamo messi tutti spappagliati, cioè metà di qua, metà di là, quello con la macchina dall'altra parte. Cioè nel frattempo apriamo con la chiave, a sala cinesca e si infilò De Marco. Cioè De Marco entra, no? Dentro là, però dopo la sala cinesca c'è un'altra porta di dietro, no? Cioè allora lui, siccome è entrato pure con una bosa, dentro la bosa c'erano i giraviti e altre cose per aprire quella di dietro. Sono aperto questo divieto e è entrato. Ci ha preso, stava prendendo tutti i gioielli, tutto l'uomo, no? E mettava dentro la borsa, mentre metteva le cose dentro la borsa. Che succede? Mentre che noi eravamo pure fuori, viene un ragazzo che lavorava qua, in questa gioielleria. Arriva questo ragazzo, e vede che c'era la sala cinesca un po' cassata. E se ne accoglie questo, no? Cioè, vede la sala cinesca un po' cassata e si avvicina per rialzarla, no? Mentre che si avvicina, questo De Marco, vedi, ci vede il piede, no? Ci vede questa vera scappita, inizi. Se non avevamo il scappo normale, dice, e questo che? Subito si immaginò. Però De Marco lì dentro aveva trovato pure una pistola, un calibro 38.
prende questa pistola, ne esce. Cioè noi lo volevamo abbesare, ma siccome in faccia c'erano pure i carabinieri, la casamma dei carabinieri, sopra noi cerchiamo il modo per abbesarlo, non potevamo fare a meno, ci siamo allontanati. Lui ha fatto un passo alla sala cinesca, è uscito con la pistola dalle mani, ci ha fatto così, no? Ha fatto spaventare a quello, e poi è scappato, no? Con la borsa piena di oro. Noi ci siamo girati e l'abbiamo incontrato, e siamo scappati, noi siamo stati una macchina. Una macchina, una Giulietta, là. Te l'aveva procurato San Puttamarco, dice, penso io, aspettate qua, è andato lui e ha preso una macchina, una Giulietta, perché gli altri compagni che erano con noi, e che erano con noi poi non si sono visti più, vedete? Cioè si vede che perché loro, se non avevano macchina dentro questa gioielleria, gli altri erano in giro con la macchina, vedete? Cioè non erano, perché ci avevamo detto noi, cioè non ci state fermi, non potete vedere il movimento, perché quello è, sennò che vicino, vedo Giro Settimo, Poloteamo, sapete, vicino a Poloteamo, è una zona, cioè, battugliata, poi ci sono i banchi qua, cioè, non faccio vedere per le piedi, dice, girate con la macchina, però dice, non va allontanate, perché oggi domani ci dobbiamo andare via con la macchina, invece questo via, cioè, a più quella persona, se siamo la macchina, e siamo partiti, siamo arrivati, sempre nella casa di Sene Cantone, siamo arrivati sopra, ci ha preso tutto questo, ma siamo sopra, andato, cioè, allora scusa se ne cavi Vincenzo, ho detto tempesta, diceva questa roba ce la vendiamo, dice, ce la vendiamo a mio cugino. Che posso fare cugine con Senaga Vincenzo? Questo Paolo Senaga. Paolo Senaga è in società con Stefano Napoli, cioè voi l'ho fatto presente poi. Stefano Napoli lavoravano insieme, chi sei caretto pure. C'erano che lavoravano insieme in società, se hanno preso tutto loro, se hanno comprato questo aereo, no? C'è una cugina che mi ha dato 45 milioni, mi ha detto a me. 45 milioni. E mi hanno detto perché dice, era il valore di qualche 100 milioni, 80, 100 milioni. C'è in tutto 45 milioni, a me mi hanno dato 45 milioni. Cioè, voglio dire, 4 milioni e mezzo, voglio dire. 4 milioni e mezzo. Cioè, abbiamo fatto, ci vuole questo. Poi la cugina ha detto che sempre ce doveva dare a parte, cioè, Filippo, ma che serviva? Sì, facciamo una breve sospensione di 10 minuti, così.